Carnevale, sinonimo di travestimento, di allegoria, perfano di dolci e di getto, ma soprattutto carnevale fa rima con bambini. E a Fano, la città dei bambini e delle bambine, il carnevale ha avuto sempre un occhio di riguardo per i più piccoli, tanto da dedicargli una sfilata apposta tutte le domeniche, dalle 10 alle 12 lungo Viale Gramsci, con mascherate e carri di seconda categoria. Anche quest'anno la carnevalesca ha avuto un particolare attenzione a questo aspetto, coinvolgendo gli istituti scolastici fanesi con il progetto Carnevale e Scuole, in collaborazione con i servizi educativi del comune, con i due elementi distintivi del carnevale più antico d'Italia: la sua maschera, il voulon, nata dalla vena artistica di Melchiorre Fucci, e la musica arabita, che gireranno le scuole a tenere lezioni molto esilaranti sul mondo del carnevale fanese. Nasce così un progetto per riportare quella tradizione del carnevale all'interno delle scuole. Quindi secondo me, ecco, la maniera migliore poteva essere quello di partire proprio dai bambini, coloro che poi saranno il futuro di Fano, della nostra città, della società e soprattutto del nostro carnevale. Un migliaio di bambini sfileranno assieme a genitori e docenti nelle tre domeniche che durante le lezioni della musica arabita diventeranno parte della band, portandosi da casa ogni sorta di strumento casalingo, pentole, coperchi, mestoli e scodelle da suonare assieme ai battanai della band, oltre a partecipare a laboratori creativi nell'atelier del carnevale. Quest'anno addirittura abbiamo coinvolto anche i bambini della scuola dell'infanzia, per cui nella seconda sfilata, se non erro del 24 febbraio, saremo ben 214 alunni più genitori e docenti, e anche la dirigente ovviamente. Il tema di quest'anno del carnevale gira attorno al mondo femminile e questo ha dato spunto già dall'inizio dell'anno scolastico a dar vita a discussioni e ad approfondimenti in classe per arrivare preparati all'appuntamento con le tre domeniche, 17, 24 febbraio e 3 marzo, dove, e non poteva essere altrimenti, saranno presenti tre donne che per ruolo e richiamo sociale saranno le madrine del carnevale l'edizione 2019. Domenica 17 sarà Emanuela Aurelio a salire sui carri, imitatrice, attrice e coach di tale quale show. Domenica 24 arriverà Jessica Notaro, sfregiata dall'ex fidanzato per un messaggio sociale potente e diretto. E per ultima, il 3 di marzo, Annalisa Minetti, campionessa paralimpica ma anche cantante, ipovedente, che si esibirà in due momenti, nella mattinata e nella serata, sul palco dell'area 20, come anche le sue colleghe faranno nelle serate in cui saranno le madrine del Carnevale 2019.